Oggi voglio parlarvi del Growth Program, che è la mia academy che ho lanciato da pochino. Dopo aver fatto una beta a numero chiuso qualche tempo fa con un piccolo gruppo di persone che mi hanno dato un po' di feedback e mi hanno aiutato a sperimentare, da poco, da relativamente poco, ho aperto la mia academy a tutti quanti. Magari qualcuno ha già letto qualcosa, qualcuno no, quindi voglio raccontarvi due paroline in più. Innanzitutto si chiama Growth Program e potete andare su growthprogram.it per leggere tutte le informazioni in dettaglio. E qui sotto vi lascio il link se volete andare al sito web ufficiale. Di cosa si tratta? È un'Academy online ed è pensato come un programma di formazione continua e differenziata su queste tematiche del mondo growth, quindi tutta la metodologia del growth hacking o growth marketing, come la vogliamo chiamare. Perché nasce questa cosa? Secondo me ci sono diversi, come dire, takeaway, diverse cose che uno si può portare a casa da partecipare ad un programma di formazione come questo. Sicuramente la capacità di lavorare con un metodo di sperimentazione serio e impostato, strutturato, che forse è la cosa più importante, la voglia di acquisire un mindset orientato alla crescita, quello che gli inglesi chiamano il growth mindset, la capacità di lavorare in maniera professionale con i dati, sia dati qualitativi che dati quantitativi. Ovviamente, l'importanza di capire cosa significa mettere il cliente al centro, ma non solo in teoria, ma metterlo veramente al centro della propria strategia, della propria comunicazione, della propria azienda e così via. E infine, essere sempre sul pezzo per quanto riguarda tool, tecniche, strumenti, piattaforme e strategie. E forse quest'ultimo punto è quello sul quale potremmo dire qualcosina in più, che poi è la questione dalla quale, diciamo, mi è nata l'idea di un programma di questo tipo. E cioè il fatto che oggi, quando si parla di formazione, soprattutto su tematiche come queste, legate al digitale, che quindi cambiano e variano di continuo, molti tipi di contenuti diventano inevitabilmente obsoleti molto presto. E questo vale anche per me, per i miei contenuti, e quindi mi riferisco ai blog post, ai video, ai libri, ai corsi sia online che in aula e così via. Inevitabilmente, dopo un po', queste cose, diciamo, sono meno rilevanti perché sono un pochino più datate. Quindi l'idea di creare un programma di questo tipo, invece, che appunto è un'academy, quindi non è un corso con un inizio e una fine, no, ci sei dentro e ci sei per sempre, in teoria, fino a quando vuoi, e che ci sono continuamente dei contenuti nuovi. È un gruppo privato, un gruppo chiuso, all'interno del quale io tutti i mesi faccio dei webinar, quindi parliamo, facciamo delle lezioni verticali su degli argomenti, appunto legati a questi temi. Che ne so, ho parlato di contenuti, ho parlato di come fare delle interviste, di come validare un'idea, di come fare il design di un esperimento, eccetera, eccetera. Ogni mese viene un ospite a parlare di un altro tema, sempre legato a questo mondo. Ogni mese facciamo delle sessioni di domande e risposte, dove quindi io raccolgo le domande della community e rispondo entrando nello specifico dei propri casi. E ci sono, e forse il punto più interessante, più importante, il vero valore aggiunto di partecipare a una cosa di questo tipo, secondo me è proprio la community. E quindi non è solo Raffaele dice cose e gli altri prendono appunti, ma stiamo parlando di un gruppo di professionisti, di imprenditori, di studenti, di persone che hanno un mindset comune e quindi orientato alla sperimentazione, che tutti i giorni si confrontano sulle attività in corso. E quindi ci sono persone che chiedono pareri, persone che aiutano altre persone che chiedono pareri, persone che magari condividono esperimenti che hanno fatto, che stanno facendo, vogliono avere un feedback, vogliono guardare insieme un dato, vogliono proporre un'alternativa e così via, vogliono raccontarci di un successo, di un piccolo fallimento e così via. E questa cosa, secondo me, questo confronto quotidiano che avviene lì dentro è forse il valore aggiunto del partecipare a un programma di formazione come questo. A chi è rivolto il Growth Program? È una delle domande che mi viene fatta più spesso, quindi provo a rispondere veramente in due parole. Probabilmente, diciamo, le persone più in target per un'academy come questa sono, da un lato, gli imprenditori. E quindi sia startupper magari più giovani con meno esperienza, sia magari persone un pochino più con un po' più esperienza e meno giovani che fanno impresa, che sono interessate ad acquisire queste conoscenze per il loro progetto, quindi per la propria azienda. Dall'altro lato ci sono sicuramente i manager di diverso livello che invece vogliono acquisire queste conoscenze per il progetto su cui lavorano, per l'azienda su cui lavorano, il team che hanno sotto di loro,
tutta una serie di professionisti e di consulenti, quindi persone che lavorano in agenzia o magari sono dei freelance, sono dei liberi professionisti e queste competenze le vogliono acquisire per poterle poi riversare sui lavori dei propri clienti, sui progetti nei quali sono coinvolti tutti i giorni e perché no, per ultimo, anche gli studenti e quindi magari sia neolaureati, sia magari qualcuno che è uscito da qualche annetto dall'università che vuole acquisire conoscenze relative al mondo growth perché ad oggi è una delle figure più richieste sul mercato del lavoro. In generale, se volessimo semplificare, è adatto a tutte le persone che hanno a cuore la crescita di un progetto, ma più in generale, prima che crescita, direi la trasformazione e l'evoluzione del proprio business. Lo sapete, io lo ripeto di continuo, non esiste innovazione senza sperimentazione e all'interno del Growth Program parliamo fondamentalmente di questo. Vi saluto lasciandovi di nuovo l'indirizzo del Growth Program, vi basta andare su growthprogram.it, trovate anche il link qui sotto per avere tutte le informazioni del caso e quindi per approfondire prima di iscrivervi. Se avete dubbi, domande o curiosità potete contattarmi in privato, lasciarmi un commento, scrivermi una mail dove preferite e sarò ben lieto di rispondere a tutte le vostre domande. Grazie di essere arrivati fino alla fine di questo episodio. Oggi abbiamo parlato del Growth Program. Come sempre, lo sapete, a me fa tantissimo piacere ricevere i vostri feedback, soprattutto quando si tratta di cose personali e di nuovi progetti, nuove scommesse, come in questo caso la nascita della mia Academy Online. Quindi se siete già nel Growth Program, magari scrivete qui sotto per raccontarmi come vi trovate. Se invece non ci siete, scrivetemi cosa ne pensate o perché vi piacerebbe partecipare oppure fatemi domande di qualsiasi tipo. Io come sempre vi do appuntamento sui vari social, quindi ci vediamo su YouTube o sul podcast per chi preferisce l'audio e soprattutto non dimenticatevi di aggiungermi su LinkedIn e noi ci vediamo nel prossimo episodio.